dobbiamo parlare di superfici, in realtà fanno un discorso un po' più generale, perché poi oltre a definire la porzione di superficie regolare dobbiamo poi anche andare ad avvicinarci al problema di, dei massimi e minimi su sotto insiemi di Rn per funzioni di più variabili. Allora, cominciamo con un lemma. Allora, supponiamo di avere due vettori in R3, che ho V e V doppio appartenenti a R3. Non disegno gli assi, perché diciamo altrimenti la figura non si capisce più niente. I vettori partono entrambi dall'origine, questo è V, questo è V doppio. Allora, quindi ho, qui ho V più V doppio, questi punti, l'origine, il punto di coordinate, le coordinate di V, il punto V doppio, il punto V più V doppio, sono i punti che delimitano un parallelogramma, stanno su un piano, sullo stesso piano. Che questo vettore è linearmente dipendente da questi due. E in questo piano obliquo si intuisce che delimitano un parallelogramma. Allora io voglio trovare un vettore ortogonale al parallelogramma che abbia una lunghezza pari all'area del parallelogramma stesso. Ok? Allora, questo vettore è V esterno V doppio. Chi è V esterno V doppio? È il determinante simbolico di questa matrice E1, E2, E3, V1, V2, V3, W1, W2, W3. Quindi se andiamo a sviluppare, questo ha per prima componente V2, W3 meno W2 V3, per seconda componente V3 W1 meno W3, i segni sono scambiati perché più meno non è un vero determinante, perché questi sono versori. Questi sono numeri, però lo chiamiamo determinante simbolico perché lo sviluppiamo come se fosse un determinante del perché. E la terza componente è W2 meno W1 2. Ora, innanzitutto dimostriamo che questo vettore è ortogonale sia a V che V doppio. Andiamo per esempio a fare V esterno V doppio scalare V. Questo chi è? Prodotto scalare, devo fare prodotto scalare canonico in Rn, devo fare la somma dei prodotti delle componenti armoniche, cioè devo fare V1 per V2 W3 meno W2 3 più V2 per V3 W1 meno V1 W3 più V3 per V1 W2 meno W1 V2. E
qua possiamo osservare che viene 0, perché V1, V2, V3, V1, V2, V3, qua è col più e qua è col meno, si cancella. Poi V1, V3, V2, V1, V3, V2, una volta con più, una volta con meno, si cancella. Infine, V2, V3, V1, V2, V3, V1, anche qui una volta con più, una volta con meno, si cancella. In realtà è facile capire che quando vado a fare il prodotto scalare, che cos'è? Questo è un mero determinante, un mero numero, è come se io qui avessi messo V1, V2, V3 e poi avessi messo di nuovo V1, V2, V3, W1, W2, W3. Perché? Come vettore, questo moltiplica il versore con 1, questo moltiplica il versore con 2, questo moltiplica il versore con 3. Quando vado a fare il prodotto scalare, questo sta al posto di E con 1, questo sta al posto di E con 2 e questo sta al posto di E con 3. Quindi, se metto 1, 2, 3 al posto di E con 1, con 2, con 3, ottengo questo prodotto scalare. Ma questa matrice ha due righe uguali, determinate. Per analoghi motivi, cioè facendo un analogo sviluppo, anche V esterno V doppio scalare V doppio fa 0, perché a quel punto è come mettere V doppio 1, V doppio 2, V doppio 3 al posto di E con 1, E con 2, E con 3, invece di essere uguale alla prima e alla seconda, sono uguali alla prima e alla terza, mentre determinato fa sempre 0. Quindi abbiamo dimostrato che questo vettore è ortogonale a entrambi adesso in questo parallelogramma, come si calcola l'area? Per calcolare l'area io devo proiettare ortogonalmente W su V, togliere questa proiezione e andare a prendere questo vettore qui, cioè W è la somma della proiezione di W su V più questo vettore risulta ortogonale a V. Allora V si prende la lunghezza e si fa la base, poi si prende la lunghezza di questo vettore e si fa l'altezza, l'area di un parallelogramma è base per altezza. Ok? Allora, chi è la proiezione su V di W? Questo qui, se vi ricordate, è W scalare V fratto V scalare V per V. E quindi W meno la proiezione su V di W è uguale a W meno W scalare V fratto V scalare V per V. O se preferite posso anche scrivere così: 1 su V scalare V per V scalare V doppio meno V doppio scalare V. Thank you.
fare l'area del parallelogramma, questa è uguale alla lunghezza di V, cioè dovrei fare la radice di Q scalare Q, ma poi devo moltiplicarlo per la lunghezza e l'altezza. La lunghezza e l'altezza, questo è uno scalare, lo porto fuori e semplifico. E devo fare la lunghezza di questo. Quindi devo fare la norma di V, V, V doppio meno V doppio. Cioè faccio la norma al quadrato di questo, divido per la norma al quadrato di questo e poi devo estrarre la radice quadrata. Ok? Ok, se non ho fatto errore. Se faccio errore ricominciamo. Quindi chi devo fare? Area parallelogramma uguale. Allora, cominciamo a scrivere le componenti di VV doppio meno doppio VV. Queste sono allora, 1 qua più 2 qua più 3 qua un doppio 1 meno 1 doppio 1 più 1 doppio 2 V2 V doppio 2 più V3 V doppio 3 V1. Poi qua abbiamo la stessa cosa, V1 qua più V2 qua più V3 qua V doppio 2 meno a la stesso numero da questa parte, V1 doppio 1 W2 più W3 W3 W2 idem 1 qua più 2 qua più 3 qua W3 meno più, stavolta abbiamo
moltiplica. 1 più doppio 1 più 2 più doppio 2 più 3 più doppio 3 tutto al quadrato. A meno 2 volte, adesso abbiamo 1 quadro più 2 quadro più 3 quadro, che tanto è uguale e si mette in evidenza, per 1 più doppio 1 più 2 doppio 2 più 3 doppio 3. Quando vado a mettere in evidenza il prodotto viene V1 V doppio 1 V2 V doppio 2 V3 V doppio 3, viene questo A al quadrato. Ok? Quindi a parte uno di questi in evidenza, quindi posso scrivere che viene la norma di V al quadrato che moltiplica norma di V quadro norma di V doppio quadro. Adesso qui questi sono uguali tranne il coefficiente, quindi viene meno V scalare V doppio quadro. Ok? Ok. Allora, l'area del parallelogramma era la norma di omega fratto la norma di V. Ma quando vado a fare la norma di omega dovrei essere la radice quadrata, quindi mi viene la radice quadrata di norma V quadro, norma V doppio quadro meno V scalare V doppio al quadrato. Ok? Oh, vediamo un po' se torna questo. Beh, innanzitutto, se i vettori sono ortogonali deve venire la lunghezza di V per la lunghezza di V doppio. Se i vettori ortogonali, questo è 0, viene lunghezza di V per la lunghezza di V doppio. Se i vettori sono paralleli, cioè se V è uguale a un multiplo di V doppio, questo viene 0 e infatti il parallelogramma viene di area nulla. Andiamo a vedere però, e quindi questo l'abbiamo fatto con la geometria, andiamo a vedere effettivamente che nel nostro caso la norma di V esterno V doppio è quella lì. Allora, facciamo la norma di V esterno V doppio al quadrato. Deve venire quello che sta sotto radice là. Allora, questo chi è? Era V2 V doppio 3 meno V3 V doppio 2 al quadrato più, qua posso anche cambiare il segno perché tanto devo fare il quadrato, V1 V doppio 3 meno V3 V doppio 1 al quadrato
più V1 doppio 2 meno V2 doppio 1 al quadrato. Allora andiamo a fare la somma dei quadrati. Allora io ho V2 quadro, V3 quadro più V3 quadro, V2 quadro più V1 quadro, V3 quadro. Poi metto i doppi prodotti, li metto tutti alla fine. Più V3 quadro, V1 quadro. Più V1 quadro, V2 quadro. Più V2 quadro, V1 quadro. Più meno 2.
Serve un po' di spazio, ho bisogno di cancellare. Se stavamo in R2 e avevo un vettore di coordinate A, B, come si faceva a trovare un vettore con la stessa lunghezza ortogonale a questo? Si prendeva il vettore B-A. Si scambiava, ma questo chi è? Non è altro che il determinante simbolico di E1, E2, A, B, meno A. Quindi, se io ho, qua c'è anche il segno è fatto in maniera tale che questa coppia sia evogea, cioè questo gira su 90 gradi a sinistra e va su questo, e questa terna è l'evogea, cioè il terzo vettore V, V, W, V si comporta come l'asse X, W si comporta come l'asse Y, V esterno W viene orientato come la normale terna all'evogea. Se fossimo in RN, adesso il problema, c'è un problema di cambiamento di notazione, perché in R, se sto in RAN, i vettori non posso indicare più con gli indici le componenti, ma indico con gli indici dei vettori, indico dei vettori V1, Vn-1 sono in RN, quindi le componenti, se volete, le metto in alto. Allora, se io faccio il determinante simbolico di questa matrice, E1 n, e con n, V1 1, V1 n, Vn meno 1 1, Vn meno 1 n, queste sono le componenti, 15 componenti che ho messo in atto, e questo qua che vettore sarà? Sarà un vettore ortogonale a tutti questi, perché quando andiamo a fare il prodotto scalare è come mettere le coordinate di uno di questi qua, quindi il determinante della matrice viene 0. Ed è un vettore che ha una area dell'ipersuperficie n-1 dimensionale pari a quella dell'iperparallelogramma generato da questo. Però questo qua non ci interessa, abbiamo fatto solo un accenno, perché noi in realtà non andiamo a definire le superfici o le ipersuperfici in dimensione maggiore di 3, noi definiamo soltanto le superfici in R3, mentre le curve le abbiamo definite in Rn, a valori in Rn, quindi il sostegno di una curva per noi può stare in R3, in R4, in R10. Quello che andremo a definire come porzione di superficie regolare sarà soltanto una porzione di superficie che ha valori il cui sostegno sia in R3. Ok? Bene. Quindi abbiamo dimostrato questo lemma. Adesso allora, cos'è una porzione di superficie regolare? Allora, noi abbiamo un insieme del piano
alla chiusura della sua partitella. È un dominio, questo si chiama un dominio. Questo, se vi ricordate, è una condizione per evitare che ti abbia baffio o cose di questo genere. Pensate, nella maggior parte dei casi, adesso lo faccio tondeggiante perché la questo piano, chiamiamo piano dei parametri. Lo faccio tondeggiante perché andrò a fare una superficie che sarà come la superficie di una patatina. Allora, abbiamo un'applicazione phi e va a valori in R3. Quindi io ho questa patatina, questa qua è curva, qua si vede il risotto della patatina, della superficie, questa è di sopra, un po' curva dall'altra parte, quindi il di sopra qua va dietro, non si vede più e si vede la parte di sotto. Non mi chiedete di fare una figura meglio di questa, perché già ci ho messo anni per arrivare a questo disegno. Allora, io prendo un punto, allora, questo è T, questo è un punto di coordinate U0, V0, va a finire qua, Φ di U0, V0. Allora, Φ deve essere di classe C1 su tutto T. Diciamo meglio su A, dove A è un aperto di R2 che contiene T. Così evitiamo di dare definizioni. Quindi che cosa voglia dire la funzione C1 sulla A? C1 su un aperto lo sappiamo, vuol dire che le derivate parziali esistono e sono continue. Questo mi dice anche che la funzione è differenziabile in tutti, diciamo, le componenti della funzione sono differenziabili in tutti i punti dell'aperto per il teorema differenziabile. Ora, com'è fatto Φ di UV? Noi Φ di UV è a due componenti, a tre componenti. Φ1, ricordatevi che noi i vettori li mettiamo in verticale, quindi abbiamo Φ1 di UV, Φ2 di UV e Φ3 di UV. Quando abbiamo fatto le curve non è che le abbiamo messe tanto in verticale, però insomma, normalmente i vettori li dobbiamo mettere sempre in verticale. Quindi com'è fatto lo jacobiano di Φ nel punto UV? Questo A non indico le variabili perché sono sempre UV. dΦ1 in dU, dΦ1 in dV. Poi abbiamo dΦ1 dΦ2 in dU, dΦ2 in dV. Poi abbiamo dΦ3 in dU, dΦ3 in dV. Questo io lo jacobiano. Ok. Allora, per abbreviare questo jacobiano lo indichiamo con Φ1, Φv. Questi sono due vettori colonne. Φ sarebbero le derivate delle componenti di Φ rispetto a U. Φv sarebbero le derivate delle componenti di Φ rispetto a V.
Allora andiamo a incrementare di un pochino, andiamo a costruire un rettangolino. Questo rettangolino è U0 più delta U0, U0. Poi qua abbiamo U0, U0 più delta U0. Cioè incrementiamo in maniera indipendente la prima o la seconda coordinata. Ovviamente questo qui ha coordinate U0 più delta U0, U0 più delta U0. Che succede? Andiamo a prendere phi di U0 più delta U0, virgola U0, e andiamo a prendere da quest'altra parte phi di U0, virgola U0 più delta U0. Ora, se l'incremento è abbastanza piccolo, io posso scrivere che phi di U0 più delta U0, U0, ma che cosa è uguale a phi di U0, U0 più lo jacobiano di phi nel punto U0 0 prodotto scalare con l'incremento, ma l'incremento è delta U0 0, più termini che sono o piccolo di, in questo caso di delta U0. Ma chi è questo? Questo è phi u. Lo jacobiano è phi u, phi v. Quando vado a fare, questo qua è una matrice 3 per 2. Quando vado a fare il prodotto righe per colonne con quello che è ed è giusto perché si deve sommare a questo che è un vettore di R3. Ok? Quindi questo è circa, cioè a meno di termini di ordine superiore, è circa phi di U0 U0 più delta U0 phi U, phi U nel punto U0 U0. Similmente quest'altro è phi di U0 U0 circa più delta U0 per phi V 0, 0. E sempre se gli incrementi sono piccoli, l'immagine di questo sarà questo più questo più questo, cioè questo punto qua è quello di coordinate 0, 0, 0, 0, più 0, 0. Quindi questo, quindi phi di 0, 0, 0, 0, 0, 0, è uguale circa sempre a phi di 0, 0, più delta U0 phi U calcolato U0 U0 più delta U0 phi V calcolato U0
semplicemente per il fatto che stavolta l'incremento c'ho, qua c'ho delta 0 delta V0. Quindi quando vado a fare il prodotto di Jacobiano, questo si scontra con φ e questo si scontra con φ. Quindi che cosa mi succede? Che a parte φ di U0V0 che si comporta come una traslazione, io sto dicendo che un pezzettino di superficie è quasi, non è proprio, perché io sto linearizzando, cioè sto prendendo un parallelogramma piccolino su quello che chiameremo il piano tangente alla superficie in questo punto. Ma se mi sposto di poco, dico che il pezzo di superficie si confonde con diciamo il pezzetto di parallelogrammino che sta sul piano tangente e ottengo un piccolo parallelogramma. Allora, quello che mi interessa però è vedere l'area del parallelogramma rispetto all'area del rettangolo di partenza. Diciamo, questo lo chiamo R, questo lo chiamo B. Io voglio vedere area di B fratto l'area di R. Questo perché? Perché quando io integro 1 in U di V, l'area di R, diciamo l'area di T la ottengo. Ottengo esattamente l'area. Allora voglio vedere localmente quanto si deforma, quando si allarga, diciamo, o si restringe l'area, quando aumenta o diminuisce l'area di P rispetto all'area di R. Ma quando andiamo a fare l'area di questo parallelogramma, questo qui è il delta U0, delta V0 per φ esterno φ in norma, se vi ricordate. Perché il parallelogramma è stato semplicemente traslato, quindi la traslazione dell'area, non, diciamo, del parallelogramma, se io lo sposto non altera la sua area. I lati del parallelogramma sono questi, sono questo e questo. Come si faceva l'area del parallelogramma? Si faceva, vabbè, queste sono due scalari che si portano in evidenza, si faceva questo esterno, questo e poi si faceva l'altro. Fratto l'area di R che è delta U0, delta U0. Quindi vedete che delta U0, delta U0 si semplifica e mi rimane questa roba. Quindi è circa, cioè l'area di P fratto l'area di R è uguale esattamente a questa cosa. Questo è circa uguale all'area del pezzetto di superficie fratto l'area del pezzetto del rettangolino che parametrizzava quella superficie. Questo giustifica la seguente definizione. Allora, adesso dobbiamo dare prima la definizione di porzione di superficie regolare e poi dobbiamo dare la definizione di area della superficie. Porzione di superficie regolare vuol dire che φ appartiene a C1 di A, T contenuto in A contenuto in R2, T è la chiusura della sua parte interna, A è una aperta, poi F ristretta alla parte interna di T è in T. Iniettiva vuol dire è una parziale analogia con una curva semplice. Cioè, se vi ricordate, per avere che la lunghezza di una curva non dipendesse dalla parametrizzazione, io prendevo una curva che aveva, ma dipendesse solo dal sostegno, io prendevo una curva che percorreva quel sostegno e fosse regolare e semplice. Regolare per, diciamo, evitare problemi di un certo tipo, ma semplice per evitare semplicemente il fatto che
potevo percorrere eventualmente questo segno più volte. È chiaro che la lunghezza del circuito di Monza non è uguale alla lunghezza del Gran Premio, perché il circuito lo percorre 50 e 8 volte. Chiaro? Ah, quindi questo fa il paio con un discorso che la curva sia semplice. È una definizione non del tutto analoga, perché se vi ricordate noi davamo una definizione più precisa sulle curve, non ci bastava di iniettività su AV aperto, però sulle superfici ci accontentiamo. Cioè noi, per esempio, se possiamo benissimo con questo parametrizzare una superficie sferica, nel senso che accettiamo il fatto che tutta la frontiera di P vada a finire sul polo nord, per esempio, ok? Quindi vogliamo solo che questo sia iniettiva rispetto alla parte interna. Poi ci vuole l'analogo del fatto che la curva fosse regolare. Ora, come si definiva una curva regolare? Se vi ricordate, una curva era regolare quando il gradiente, scusate, il jacobiano della curva, cioè il defi, non il gradiente, il vettore delle derivate, non si annullava mai, perché la variabile è 1 nelle curve, no? Ora, nelle superfici noi abbiamo due variabili. La condizione è che il rango di J phi di V è uguale a 2 per ogni U e V appartenenti alla parte interna. Quando dicevamo che il D phi era sempre non nullo, stavamo nel caso delle curve, quindi un parametro solo, quindi ho dφ1 in dt, dφn in dt, questo era dφ calcolato in punto t. Cosa sto dicendo? Questa è una matrice n per 1 messa in via un vettore. Dire che non è mai nullo significa che questa matrice non degenera mai, cioè il suo rango è massimo. Il rango più di 1 non può essere, perché questa c'è una sola cosa. Deve essere sempre 1. E qua stiamo dicendo che il rango deve essere sempre 2. Perché vogliamo che il rango sia sempre 2? Perché altrimenti succede che il mio parallelogramma degenera, si chiude, se Φ e Φv sono paralleli, io sto portando un pezzetto dell'insieme di parametrizzazione non su un parallelogramma ma su una linea approssimativamente, e lì questo mi complica parecchio la vita, ok? Allora io questo lo voglio evitare e quindi impongo questa condizione. Quindi questa è la definizione di porzione di superficie regolare. E poi come si calcola l'area di una porzione di superficie regolare? Allora, naturalmente non sto a ridare tutta la definizione, φ è come nel caso descritto. Il sostegno è φ di t, è il sostegno della nostra superficie, chiamiamolo S. Non lo stiamo a dimostrare, ma l'area non dipende dalla parametrizzazione ma dipende solo dal sostegno S, analogamente a quanto fatto per le curve. Non lo dimostriamo qua perché capite bene che dobbiamo fare soltanto un'ora di fatica, ma come concetto è esattamente lo stesso di quello che abbiamo fatto per le curve. L'area di S è uguale per definizione all'integrale esteso a t di φ esterno φv in norma in T1 e V.
pezzettino paramenzato del tavolino delta U delta V, di lato delta U delta V, era questo numero per delta U delta V, io quando invece di fare un incremento piccolo ma finito passo all'integrale, allora avrò questa. È una definizione, quindi alla fine non è che stiamo dimostrando niente, però diciamo la definizione è giustificata da tutto il discorso che abbiamo fatto prima. Oh, voglio mettere in evidenza che questo si può anche scrivere come l'integrale esteso a t della radice di L quadro più M quadro più N quadro, quindi è un più. Attenzione, questi non sono costanti, ma sono, chi sono? Allora, fiu esterno fi v uguale al determinante simbolico di E1, E2, E3, poi abbiamo del fi 1 in de 1, del fi 2 in de 1, del fi 3 in de 1, poi abbiamo del fi 1 in de v, del fi 2 in de v, del fi 3 in de v. Quando andate a calcolare questo determinante simbolico, poi verrà E con 1 per L più M E con 2 più M E con 3, cioè sono le componenti di questo vettore. E allora, per definizione, se quelle sono le componenti di questo vettore, la norma di quel vettore è la radice quadrata da somma delle componenti quadrate. Quindi è un altro modo di designare quell'integrale, ma è una questione di semplicemente di notazione. Questo dipende da U e V, questo dipende da U e V e questo dipende da U. Ok? Oh, mi dispiace che questo pezzetto, questo segmento sarà probabilmente più lungo di un'ora, ma devo dire ancora un paio di cose. Fare una notazione importante. Allora, la notazione importante è: supponiamo di fare lo stesso discorso che abbiamo fatto prima su un rettangolino adiacente, cioè che abbia un lato in comune con quello precedente. Noi otteniamo qui un altro pezzettino di superficie. Fate attenzione che mentre i due lati di questi rettangoli si attaccano, sono sovrapposti, i due lati dei parallelogrammi non si sovrappongono, perché avendo noi linearizzato qui abbiamo, non abbiamo fi, non abbiamo esattamente questo, ma abbiamo un'approssimazione di questo. Quindi quando ripartiamo da qua con questo punto qua, che è il punto, diciamo, partiamo col punto, l'immagine è leggermente diverso, quindi quei lati sono quasi sovrapposti, ma non esattamente sovrapposti. Quindi se noi immaginassimo di mettere tante scaglie a forma di parallelogramma sulla superficie, cioè immaginate di fare una reticolazione della vostra, del vostro insieme di parametrizzazioni e andate, prendete tutte le immagini dei punti che stanno a sinistra e in basso e poi prendete come quello che io dico scaglia, è il parallelogramma che è immagine dell'applicazione linearizzata partendo dall'immagine del punto a sinistra e in basso, ottenete tante piccole scaglie. Queste scaglie stanno sulla vostra superficie, hanno un'area che è vicina a quella della vostra superficie, ma attenzione che le scaglie non si attaccano. Ogni scaglia c'ha, no? Allora, immagina di avere una pezzo di plastica. Immagina tu c'hai questa superficie di metallo. Qua tagli quello, a seconda di questi numeri, ritagli un rettangolino di plastica.
e lo attacchi qua seguendo questi punti, cioè un rettangolino, un piccolo parallelogramma di plastica, e questo lo puoi fare. Quando vai a attaccare tutti questi parallelogrammi, quello che ottieni non è una nuova superficie tutta sfaccettata, ma sono tanti pezzetti di superficie i cui bordi non si attaccano. Ok? Però questa è l'approssimazione che serve per fare l'area. Tra l'altro, questo mi dà anche l'occasione di dire una cosa che avevo dimenticato. Si chiama bordo di S, per definizione è phi della famiglia di T. Quindi come T va a finire sulla superficie S, la frontiera di T va a finire su, e questo diciamo si indica con S. Attenzione, non è la frontiera di S, perché questo sostegno phi di T sta in R3, non ha punti interni, è un pezzo di superficie, quindi se fate la parte interna viene vuoto. Interno in R3 vuol dire che contiene una palletta. Quindi questo non ha punti interni. Però il bordo di una superficie è l'immagine della frontiera di T. Cioè, quando io vado, allora questo qua era la mia fetta di patata prima della cottura, l'ho cotta, è diventata curva, si è dalla parte si è ristretta, dalla parte si è diventata curva, quindi c'è una funzione che mappa l'insieme di parametrizzazione iniziale su questo. La frontiera bidimensionale del mio pezzo di patatina bidimensionale va a finire sul bordo della patatina cotta. Chiaro? Quindi, per esempio, se io parametrizzo, allora, una parametrizzazione molto semplice, lo vedremo poi dopo con gli esempi, se io voglio parametrizzare una superficie sferica, posso parametrizzarla con una superficie cilindrica che a sua volta la posso parametrizzare con un rettangolo. Il rettangolo ce l'ha la frontiera, però in realtà la superficie sferica è senza bordo. Perché è senza bordo? Perché prima di tutto, quando parametrizzo la superficie cilindrica, i due bordi, diciamo questi due lati della frontiera, questo ha ancora un bordo che è questo qua, gli altri due si attaccano e si capisce che non sono un bordo, perché io posso, diciamo, quando prendo la superficie cilindrica il taglio lo posso fare dovunque per poi stenderlo e metterlo sulla superficie piatta, sul rettangolo, no? E allo stesso modo, quando poi la superficie sferica la mando sulla, per esempio faccio la proiezione che, se non sbaglio, si chiama di Mercatore, quella che diciamo in genere mi pare che sia quella, no? Quella che si proietta così, diciamo, i punti vengono, diciamo, i punti di questa circonferenza vengono riportati sulla circonferenza più grande, sulla superficie cilindrica circoscritta in qualche modo, insomma, che ha lo stesso raggio del raggio della sfera. E allora è chiaro che tutta questa circonferenza collassa al polo nord e tutta questa circonferenza collassa al polo sud, se stiamo parlando della Terra. E quindi in realtà questo c'è il bordo, ma questo qua si riduce a un punto che, se la facessi da un'altra parte, potrei metterlo da un'altra parte. Quindi in realtà la superficie sferica si può vedere senza bordo, oppure noi possiamo prendere un pezzo, che ne so, circolare, e parametrizzare con questo una mezza superficie sferica, allora il bordo sarà per esempio l'equatore, e così via. Comunque il bordo per definizione è questo, ok?
che ripeto non coincide con la frontiera, perché S è tutto frontiera, non ha punti interi. L'area di S si va così, se io prendo un'altra parametrizzazione regolare, l'area è la stessa. Si può dimostrare che l'area è la stessa. Perché ho detto, ho fatto, diciamo, ho precisato che se andate a fare le immagini linearizzate di questi quadratini o di quei rettangolini, vi vengono tante scaglie che non si attaccano, di quei bordi non si attaccano. Per un fatto molto importante, visto che alcuni di voi saranno ingegneri informatici e quindi per esempio, se dovete fare qualcosa di computer grafica, il vostro dominio, mettiamo che sia questo, quindi io qua ho un pezzo di un rettangolo che mi parametrizza un pezzo di superficie, T. Allora questo rettangolo non lo dividiamo in rettangolini, ma lo dividiamo in triangolini. Perché è allora cosa si va a fare? Si vanno a fare le immagini di tutti i punti della reticolazione e cosa si costruisce? Allora si uniscono, se la parametrizzazione è regolare, cioè se questo quel rango è sempre 2, questi triangoli non degenerano mai se il parametro è abbastanza piccolo, e si va a unire, si va a prendere l'unico piano che passa per questi tre punti. Non degenera mai significa che questi tre punti non sono allineati, cioè se noi prendiamo tre punti che sono i vertici di uno di questi triangolini, questi tre punti sono sempre non allineati, e allora effettivamente si va a prendere l'unico piano che passa per questi tre punti. Ok? Nel momento in cui si va a prendere l'unico piano che passa per questi tre punti e si ripete questa operazione, ovviamente quando faccio la cosa dal triangolino che è l'altra metà di questo rettangolo, stavolta le scaglie triangolari si attaccano lungo il bordo. Quindi noi in questo modo otteniamo un'approssimazione della nostra superficie che è fatta a scaglie triangolari che però non hanno questo problema che non si attaccano. Questo è importante. Allora, per talune questioni, per avere un'area è meglio fare così. A parte che è più semplice, ma ci sono anche altri problemi. Però, per avere invece un'approssimazione della nostra superficie che sia fatta, che sia sfaccettata con facce piatte, con facce che stanno su un piano, bisogna fare così. Allora, questo è importante sia per la computer grafica, ma è importante anche quando andiamo a fare metodi numerici per le soluzioni di equazioni differenziali in domini di R3. No? Si fa una griglia di questo tipo e si devono considerare le differenze in questo modo. Come si chiama? Ok. Per quanto riguarda la computer grafica, dice, ma io quando vedo la computer grafica non si vede che le facce sono sfaccettate. C'è un trucco. Le facce sono sfaccettate ma non si vede. Cioè, se tu hai una vera approssimazione di una superficie in R3 fatta tutta a facce piatte, no, immagina la superficie o di un diamante, oppure immagina una superficie appunto molto sfaccettata, diciamo, di un gioiello di bigiotteria, tu la vedi, le vedi le facce. Ma perché le vedi? Le vedi perché la luce
tu vedi diciamo, questi spigoli, perché qua c'è una discontinuità dell'angolo di riflessione, no? Questo qua riflette secondo un piano che c'è una certa componente normale, che è il filo esterno filo, questo qua riflette secondo un piano che c'è una componente normale leggermente diversa, perché questi due piani fanno un angolo dietro, non sono messi sullo stesso piano, fanno un angolo così. Allora, se tu hai questa stessa superficie fatta a scaglie piatte, ma fai variare l'angolo di riflessione secondo le leggi della fisica, e per cui fai variare la luminosità che arriva all'occhio in maniera continua sulla superficie, senza tener conto, quella è una, la luminosità è tu quanto devi fare chiaro l'immagine in quel punto. Vabbè, diciamo, supponiamo che sia, non sia un'immagine a colori, quindi semplifichiamo, sia soltanto un'immagine con toni di grigio. Allora tu devi dire semplicemente là qual è il tono di grigio da 0 a 255, oppure se hai una profondità di 3 byte da 0 a, in una certa scala, ai 65.000 per 256, insomma un tot di milioni di livelli di grigio. Allora, detto questo, se tu fai variare il più possibile con continuità, cioè non si, allora a quel punto che cosa succede? Succede che tu questa discontinuità nell'angolo non la vedi. Ci sono alcuni programmi, adesso non, la computer grafica è andata talmente avanti, probabilmente non me ne accorgete, però quando stavo, insomma, giocavo io col computer, quindi stavo negli anni 80, allora c'erano alcuni programmi semplici che ti facevano un cilindro, te lo approssimavano come un prisma, tu per vedere che era un prisma dovevi guardare il bordo di sopra o il bordo di sotto, perché quelli venivano per essere per forza tagliati come un prisma. Ma se tu guardavi qui queste linee verticali non le vedevi, tu vedevi la superficie perfettamente cilindrica. Quello che ti ingannava era il fatto che, diciamo, la luminosità del cilindro, per esempio era un cilindro sfumato che andava dalla parte più, diciamo che la luce veniva da qua, questa parte era più illuminata, questa parte era più scura. Allora questa sfumatura qua era talmente, andava con continuità, poi adesso questo non lo so fare, però diciamo che qua era più, si vedeva più luminoso, diciamo più bianco, qua si vedeva più scuro, ma siccome variava in continuità tu la linea verticale non la vedevi. Se però guardavi sopra vedevi esattamente che il bordo di sopra non era una circonferenza ma era un poligono. Ok? Ovviamente adesso non te ne accorgi, perché il computer di adesso qua fa talmente tanti lati che anche questo lo potresti confondere con la circonferenza, però alla fine il trucco è sempre lo stesso. Ok? Va bene, adesso fermiamoci.